600 mutilazioni l'anno per piede diabetico. Questo è un dato da Afghanistan, da Siria, non da paese civile d'Europa. Non so se è chiaro. E allora quando ci raccontiamo che abbiamo risolto, non abbiamo risolto niente. Noi abbiamo fatto solo in questi anni un'operazione contabile che pure andava fatta, non in questo modo. Ma non abbiamo risolto le questioni che riguardano la tutela della salute della gente. 600 mutilazioni l'anno per piede diabetico. È un dato che mi sconvolge. Cioè io provo a immaginare, oltre al danno ovviamente del paziente, a quello che succede in una famiglia, di disagio, di problemi economici. Noi non possiamo non reagire. La soluzione a questo problema è in larga misura legata ovviamente alla realizzazione di una rete. Tiziana mi dava uno schema, stiamo lavorando per avere una rete per la cura del diabete, per metterci all'altezza del problema. Ma noi affrontiamo la questione, a mio parere, in due modi. Primo, avendo una medicina territoriale preventiva seria, non le frottole che ci raccontiamo. Dobbiamo avere la medicina territoriale, la verità è che non c'è. Non c'è. Abbiamo una valanga di pazienti che si scaricano sui pronto soccorsi, ma un filtro vero. Ma quando parlo di filtro non parlo solo della necessità di risparmiare, parlo della missione ideale che voi avete, cioè individuare una tragedia umana o familiare quando comincia a presentare i primi sintomi. Io credo che noi ce la possiamo fare. Se abbiamo una rete seria di medicina territoriale, se negli ambulatori ci abituiamo a fare arrivare anche qualche primario, perché a volte i cittadini non vanno in laboratorio perché immaginano di avere una cura, un'assistenza a livello inferiore, dovremmo dare fiducia, ricostruire la fiducia dei cittadini, sapere che chi va in un ambulatorio trova personale estremamente qualificato, poi per le emergenze ovviamente avremo gli ospedali e tutto quello che consegue, ma dobbiamo cominciare da lì. Ora provate a immaginare la connessione fra disastro finanziario e disastro terapeutico. Noi oggi abbiamo questa situazione, in genere arriviamo non oltre settembre e raggiungiamo i cosiddetti tetti di spesa. Da anni ci siamo abituati al fatto che la popolazione, i cittadini campani, rimangono senza assistenza gli ultimi 4 mesi dell'anno. Io credo che sia una cosa incivile. Con quale risultato? Che ovviamente chi ha un problema serio e drammatico non avrà il tempo di aspettare 4 mesi senza cura. E in questo caso ha 2 alternative, o si rivolge alla struttura pubblica ingolfando ulteriormente la struttura pubblica, o si rivolge fuori regione a centri di cura privati o anche pubblici. Il danno è doppio. Abbiamo un incremento della patologia, abbiamo un'accelerazione verso i 600 mutilati e abbiamo un appesantimento del bilancio della regione che continua ancora oggi a pagare per mobilità passiva 300 milioni di euro l'anno. 300 milioni di euro l'anno. È sconvolgente, cioè la regione Campania